Ciao ragazzi, oggi sono qui per dare un mio parere su il remake di Silent Hill 2 che è uscito un paio di mesi fa e che io ho visto solo adesso. Nel frattempo che lascio andare un gameplay di Silent Hill 2, in questo video voglio dare dei miei pareri sia sul remake sia su dei miei pareri personali e niente, vi lascio la clip della mia reaction. Ragazzi, ci siamo. Faccio la reaction al trailer di Silent Hill 2. Sono agitato. Madonna. Madonna che ansia, Cristo. Madonna, ragazzi. Madonna. È lui. È lui, ragazzi, è lui. Madonna, ma quanto è fatto bene! Quanto è fatto bene! Could she really be here? Waiting for me? Mary died of that. L'hanno fatto più giovane. L'hanno fatto molto più giovane. Madonna, ragazzi, che bello che quando fanno le cose fatte bene. In my restless dreams, Madonna. I see that town. Silent Hill. Masahiro Ito, grande, mito assoluto. È lui. Piramide. C'ha un'espressività mostruosa, ragazzi. Madonna, che colpo al cuore. Oddio Cristo. Ciao piramide. Ciao. Silent Hill 2. Ok, da come possiamo vedere, la mia reaction è molto esaltata perché sono estremamente gasato di ciò che rappresenta il gioco per me. E aspettavo da tanto un remake del genere. Perché Silent Hill è sempre stato un gioco abbastanza sottovalutato, diciamo. Perché all'inizio è sempre stato considerato una brutta copia di Resident Evil, quando bastava giocarci un po' e poi ci si rendeva conto che non era vero. E la stessa cosa posso dirla per Resident Evil. Resident Evil è un gioco estremamente sopravvalutato. Magari, certo, ha rivoluzionato un po' quello che era il videogioco in 3D riguardante il genere, però per come è la situazione adesso, io credo che si possa tranquillamente ammettere che Resident Evil non è poi così figo, ok? Va bene, ci sta, è innovativo. Però arrivare a considerare Silent Hill una brutta copia di Resident Evil, no, grazie. L'unica cosa che non mi è piaciuta veramente di questo remake è che perché fare un remake di Silent Hill 2 e basta? Nel senso, ok, remake di Silent Hill 2, ma l'1? Il 3? Il 4? Dove sono? Faccio un esempio, l'Ensane Trilogy, ovvero il remake de dei tre Crash Bandicoot originali, hanno fatto il remake appunto di tutti e tre. Qua, in questo caso, non è che mi dà tanto fastidio il fatto che tu voglia fare il remake
solo di un gioco o che non voglia farlo di tutti, ma quantomeno fallo del primo. Nonostante il terzo sia il mio preferito, io credo che abbia più senso fare un remake del primo piuttosto che del secondo. So che il secondo è quello più iconico, il capitolo più, magari oggettivamente più completo e migliore sotto vari aspetti, però mi sta un po' qui il fatto di ti faccio il remake del 2, non del terzo, ma del primo no. Perché? Non ha senso. Non ha senso perché il primo è quello più old style, appunto era sulla Play 1, non era neanche sulla Play 2, come Silent Hill 2, che aveva già una bella grafica, mentre Silent Hill 1 non dico che sia brutto, semplicemente per i suoi tempi era molto più poligonale, squadrato e rigido, legnoso, oserei dire. Il primo gioco è quello che avrebbe fatto più impatto visivo da vedere in un remake. Per il resto il trailer è perfetto, non c'è nulla che non mi piaccia, veramente favoloso, hanno ricreato la giusta atmosfera, fa paura, si intravede, tutto il design è fedelissimo, ma viene reso allo stesso tempo moderno per guardarlo appunto come dovrebbe fare un remake, sotto una nuova luce, la luce dei giochi attuali. Il design del protagonista, di James, è stato leggermente cambiato, ha un viso quasi più giovane, risulta meno simile al personaggio originale, però comunque ci sta, è un restyle, non è brutto assolutamente. Quindi se funziona bene, chi se ne frega. Adesso io attendo con trepidazione che esca questo remake, perché attualmente i due giochi che aspetto di più in assoluto sono il remake di Silent Hill 2 e Sons of the Forest, che sono due bei gioconi che ci aspettano. È da tanto tempo che non mi gaso ed è da tanto tempo che non mi gaso per l'uscita di un gioco, quindi tanta roba. Non si sa ancora niente sul prezzo, non si sa ancora niente sulla data precisa di quando uscirà. Ho visto i requisiti di sistema ma in realtà basta guardare semplicemente il trailer e si capisce che sarà un gioco molto pesante per la scheda grafica. Però alla fine è normale. Certo, non è quel gioco che apro e dico voglio fare 100 fps, lì sei felice anche se ne fai 60, chiaro. L'importante è che sia fluido e che si riesca a giocare bene. Credo di aver detto tutto, quindi niente, ci rivedremo quando uscirà il gioco e lo proverò.